Quando più di 10 anni fa cominciai a scrivere una rubrica settimanale sul quotidiano Haaretz, abitavo ancora a Beit Safafa con mia moglie e i due figli più grandi. Da allora ho avuto altri due figli, mi sono trasferito dalla zona est a quella ovest di Gerusalemme, vari governi si sono avvicendati, varie guerre sono scoppiate, finite e scoppiate di nuovo. E io ho continuato a scrivere la mia rubrica settimanale. Un impegno del genere può rivelarsi un autentico incubo. C'erano giorni in cui mi ritrovavo a vagare per le strade di Gerusalemme, ripetendo ad alta voce la domanda: che cosa scrivo questa settimana? Mi deprimevo quando temevo che un pezzo non fosse buono o quando sentivo che non avevo nulla da scrivere. Quando invece sapevo di aver consegnato un buon pezzo, ero felice, anche se si trattava di missili. Scrivere la rubrica era diventato il filo conduttore della mia vita. Dal momento in cui avevo spedito il pezzo alla redazione del giornale, cominciavo a pensare a quello della settimana successiva. Non cercavo pensieri o idee, ma sensazioni. Il metodo che avevo adottato consisteva nello scrivere di ciò che mi aveva più emozionato durante la settimana appena trascorsa. Avevo affinato la mia sensibilità e seguivo i sentimenti, la paura, il dolore, la speranza, il desiderio, la rabbia o la gioia, promettendo a me stesso che avrei cercato di trasmettere quei sentimenti ai lettori attraverso delle brevi storie. Cercavo di essere qui, di raccontare la verità come la comprendevo io, anche se gli articoli erano a volte di assoluta invenzione. Durante questi 10 anni ho scritto di quasi tutte le persone che conosco e mi sono rimasti ben pochi amici, perché la gente intorno a me si è allontanata per non rischiare di veder pubblicati parole o fatti di cui mi aveva parlato. In questi anni ho angustiato la vita di mia moglie e dei miei familiari e li ho sfruttati impietosamente quando ritenevo che servisse per una buona storia. Credo di aver soprattutto cercato di sopravvivere alla realtà con l'aiuto delle parole, di mettere ordine nel caos e trovare una logica interna nelle cose che vedevo e vivevo intorno a me. In quelle pagine potevo scusarmi, urlare, avere paura, implorare, odiare e amare, ma soprattutto cercare speranza, rendere la mia vita un poco più sopportabile. Questa è la ragione per cui ho continuato a scrivere finché ho avuto la speranza che alla fine tutto sarebbe andato a posto, che l'unica necessità era scrivere la vita come una storia e cercarvi un lieto fine. Questa è l'introduzione che Syed Kashwa scrive per il libro in cui sono stati raccolti tutti i pezzi della rubrica settimanale che ha tenuto dal 2006 al 2014 sul quotidiano israeliano Haaretz. In Italia è stato pubblicato con il titolo Ultimi dispacci di vita palestinese in Israele. Il libro è scritto in ebraico e il titolo è semplicemente Ben Haaretz, native. Kashwa è arabo. La sua famiglia d'origine vive a Tira, che è una delle tante cittadine palestinesi diventate ebraiche con la proclamazione dello Stato di Israele nel 1948, ma che ha la maggioranza della popolazione araba. Ben Haaretz significa letteralmente figlio del paese, ma per gli ebrei Haaretz, paese, significa semplicemente Israele. Se il titolo è stato scelto da Kashwa, può avere forse più di un significato e può anche essere una provocazione. Figlio del paese è chiunque vive in quella terra, la si voglia chiamare Israele o Palestina. Quindi figlio della terra è sia l'arabo che l'ebreo. Ben Haaretz può essere lo stesso Kashwa, in un certo senso figlio del giornale che lo pubblica, che si chiama proprio Haaretz, che è un giornale israeliano e gli offre la possibilità di parlare liberamente e di farsi conoscere, apprezzare e anche amare da molti, di essere in Israele alla pari, di
di essere quello che sin da piccolo ha desiderato, cioè ebreo. Lo raccontai in un suo modo molto ironico e anche dolorosamente ironico nei suoi primi due romanzi, Arabi danzanti e Due in uno. Kashwa non è solo arabo, infatti, è anche israeliano, perché ha sia la carta d'identità che il passaporto israeliano. In fondo, però, non è né arabo, oppure non del tutto arabo, né israeliano. Perché chi ha il passaporto israeliano è considerato dagli arabi un traditore e chi ha origini arabe è considerato dagli ebrei un terrorista. Syed non rinnega le sue radici arabe e non vuole rinunciare neanche a quello che Israele può offrirgli. Per anni ha sperato e lottato perché la vita insieme di arabi ed ebrei, di ebrei e di arabi, potesse trovare una modalità accettabile e migliorabile, una modalità condivisa. Poi, però, con i figli che crescevano e la tensione che non diminuiva, ha cominciato a disperare fosse possibile anche solo una vita accettabile. E nel 2014 si è trasferito con la famiglia negli Stati Uniti. Della sua esperienza di migrante è testimonianza l'ultimo suo libro, La traccia dei mutamenti. Scritto, come tutti i suoi libri, in ebraico, ma con il dialogo centrale e risolutivo all'interno del libro che si svolge tra padre e figlio in arabo, che nella versione originale del libro non è stato tradotto. Sono Elisabetta e oggi ho scelto di parlarvi di questo libro perché la speranza, la paura, il dolore, il desiderio, la rabbia e la gioia, le lacrime, le risate e i sorrisi in questo libro sono raccontate a partire dalla vita di tutti i giorni. Giorni a cui si cerca, si continua a cercare un lieto fine, anche e soprattutto con l'aiuto delle parole. Ciao a tutti!